Ma è la rivoluzione spagnola, avvenuta alla fine degli anni 30, poco dopo la morte di Malatesta, il capitolo più determinante per dimostrare l'efficacia di un'organizzazione anarchica su vasta scala, per una lunga durata e per di più in un contesto di guerra. I lavoratori, attraverso le organizzazioni anarco-sindacaliste, hanno dato prova di autogestione dei trasporti pubblici e delle aziende produttive, sia industriali che agricole. Attraverso le assemblee di base sono state realizzate collettivizzazioni delle terre confiscate ai latifondisti e in alcuni casi è stata abolita la proprietà privata. Questo meraviglioso capitolo si è chiuso a causa di una sconfitta militare. La rivoluzione libertaria è finita schiacciata, non a caso, fra gli autoritarismi europei e sovietici, che non hanno avuto nessun interesse a tollerare un esempio così eclatante di una società degerarchizzata. I testimoni di quell'esperienza coincidono nel ricordare come la liberazione dall'oppressione dei padroni abbia scatenato un clima di fratellanza e solidarietà, che ha permesso di mettere in moto migliaia di esperimenti di autogestione che hanno coinvolto più milioni di persone per almeno un anno. Questo clima, che si è respirato nella nuova società libertaria, è narrato in modo vivido nelle prime pagine dello straordinario Omaggio alla Catalogna di George Orwell. Lui, britannico, andò a combattere per difendere la Repubblica Spagnola dall'aggressione fascista e poi scrisse questa lucida e appassionata cronaca di quei mesi. Ero venuto in Spagna con la vaga idea di scrivere articoli per qualche giornale, ma mi ero arruolato nella milizia quasi immediatamente, perché a quel tempo e in quell'atmosfera sembrava la sola cosa che si potesse fare. Gli anarchici avevano ancora il virtuale controllo della Catalogna e la rivoluzione era ancora in pieno vigore. A chiunque si fosse trovato là fin dal principio, probabilmente doveva sembrare già in dicembre o in gennaio che il periodo rivoluzionario volgesse al termine. Ma per chi fosse venuto direttamente dall'Inghilterra, l'aspetto di Barcellona era qualcosa che sconvolgeva e sopraffaceva. Era la prima volta che mi trovavo in una città dove la classe operaia fosse al potere. Praticamente ogni edificio di qualsiasi dimensione era stato occupato dai lavoratori e drappeggiato con bandiere rosse e nere degli anarchici. Su ogni muro erano stati scribacchiati la falce e il martello, con le iniziali dei partiti rivoluzionari. Quasi ogni chiesa saccheggiata e le immagini sacre riarse. Qua e là le chiese venivano sistematicamente demolite da squadre di operai. Botteghe e caffè esibivano scritte che ne annunciavano la collettivizzazione. Perfino i lustrascarpe erano stati collettivizzati e le loro cassette dipinte di rosso e nero. Camerieri e inservienti dei negozi vi guardavano dritto in faccia e vi trattavano alla pari. Forme servili o anche soltanto cerimoniose del parlare erano temporaneamente scomparse. Nessuno diceva signor o don o nemmeno usted. Ognuno chiamava gli altri compagno, dandogli del tu, e diceva salud invece di buenos dias. Ed era l'aspetto della folla la cosa più straordinaria. Esteriormente si trattava di una città dove i ceti ricchi avevano praticamente cessato di esistere. A eccezione di una sparuta minoranza di donne e di stranieri, non c'era assolutamente gente ben vestita. Tutti in pratica indossavano i rozzi panni della classe operaia, o tutte blu o qualche variante della uniforme dei miliziani. Tutto ciò era bizzarro e commovente. C'erano molte cose che non comprendevo. In un certo senso tutto ciò non mi piaceva.
ma riconobbi nella situazione immediatamente uno stato di cose per il quale valeva la pena di battersi.